29 anni dalla strage d'Amelio, anche oggi il ricordo qui a Crotone nel giardino. Certo, è importante, anzi indispensabile. Quest'anno, proprio incontrando i ragazzi dei campi, mi rendo conto che ci sono tantissimi ragazzi che non erano nati nel 92 e di questa storia, se non gliela ricordiamo noi, a scuola purtroppo non se ne parla. A scuola gli parlano di Garibaldi, di Mazzini, di Cavour, ma dei martiri, di quelli che si sono sacrificati per sconfiggere uno dei più grandi mali del nostro paese, come le mafie, come l'andrangheta, non se ne parla mai e qualche volta non se ne parla comunque abbastanza. Allora noi dobbiamo fare questa operazione di ricordo, di memoria e di impegno, come sempre. Oggi ci sono tre nuovi, un'altra targa con altri tre nomi. Questi sono i nomi dei cinque agenti della scorta che sono morti nell'attentato di Via D'Amelio. Anche loro giovani, per la prima volta in questa scorta c'era una donna, Emanuela Loi, la prima donna a entrare in servizio scorte e purtroppo anche la prima vittima di questo servizio. Noi li ricordiamo con i nomi, con i cognomi, tutti quanti, tutti insieme, perché è morto Paolo Borsellino, ma sono morte altre persone con lui: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Tutte persone che avevano una famiglia, che avevano una mamma, che avevano una moglie, che erano vivi e che avevano voglia di vivere anche loro, e sono morti per fare il loro dovere, come Paolo Borsellino. Allora non possiamo limitarci a far passare questa giornata come una giornata qualsiasi, come una giornata normale, perché normale non è, perché tra l'altro dopo 28 anni da quell'evento noi ancora per Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non sappiamo la verità. Queste persone che si sono battute per la giustizia non hanno ancora avuto giustizia, e se non siamo noi cittadini a chiedere che le istituzioni, che la magistratura, che i governi si impegnino di più per trovare la verità e dare giustizia, vuol dire che non stiamo facendo abbastanza. Un messaggio ai giovani. I ragazzi devono imparare queste storie, studiarle, prendere esempio da chi ha fatto il proprio dovere fino in fondo e impegnarsi ciascuno in quello che sa fare e in quello che può fare. Oggi è giusto ricordare un momento tragico della storia italiana e quei martiri che hanno perso la vita per la lotta che hanno fatto sempre contro la criminalità. Assolutamente, questo è un ricordo che deve essere sempre presente in noi. È una cosa che ci dimostra come molti dei nostri magistrati, molti dei nostri uomini dello Stato sono stati capaci di rinunciare anche alla loro vita, sapendo di metterla in gioco per amore della giustizia. Quindi ai giovani dobbiamo dire che la legalità e la giustizia sono quei valori a cui non si può rinunciare. I giovani ne devono essere convinti, anche se questi alcuni periodi storici sembra che vadano in un senso opposto, però alla base della vita, del vivere civile, c'è la giustizia e la legalità.